Giovedì 8 settembre 2016, benvenuti al terzo appuntamento con l'informazione di Milano News, edizione della sera. Io sono Fabio Ranfi, ora vediamo i fatti principali da Milano e Interland. Apriamo parlando di mobilità e trasporti, perché la circolazione sulla linea 1 della metropolitana milanese è stata fermata questa mattina intorno alle ore 11 per circa 30 minuti a causa della presenza di una persona non autorizzata in galleria. Non si hanno notizie sul presunto intruso, l'allarme è poco dopo rientrato e la circolazione è tornata lentamente alla normalità. Rimaniamo sempre in tema perché lo sciopero dei mezzi pubblici previsto per lunedì 12 settembre è stato revocato. Le stesse sigle sindacali che avevano promosso l'agitazione hanno infatti ricevuto la promessa di un incontro con Regione Lombardia per mercoledì prossimo e per questo motivo hanno deciso di fare un passo indietro. Ricordiamo che lo sciopero sarebbe dovuto andare in scena dalle 8.45 alle 12.45 per tutti i dipendenti di autobus, tram e metropolitana. La giunta del municipio 4 di Milano ha deliberato la richiesta di chiusura temporanea dell'acqua di alcune fontanelle comunali in via Rogoredo, spesso utilizzate da diversi sbandati e tossicodipendenti. Il presidente del municipio Paolo Guido Bassi spiega come il provvedimento si sia reso necessario dopo le lamentele dei cittadini che denunciano da tempo problemi di sicurezza nel quartiere legati al traffico di droga. Ed è scontro tra salone, si potrebbe dire, perché il Salone del Libro di Milano è stato anticipato di un mese e si svolgerà dal 19 al 23 aprile 2017, nella settimana che culmina nella Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore. La kermesse avrà luogo poco dopo la settimana dedicata al design e con circa un mese di anticipo rispetto allo storico Salone torinese, già confermato per il periodo dal 18 al 22 maggio. Lo hanno deciso oggi di comune accordo AIE e Fiera Milano, una decisione che ha suscitato immediatamente le critiche della sindaca di Torino, Chiara Appendino, e del presidente della Regione Piemonte, Sergio Camperino, che hanno definito questo comportamento irrispettoso e provocatorio, soprattutto nei confronti del ministro Franceschini e degli altri interlocutori. E per oggi è quindi tutto con l'informazione di Milano News. Io vi ringrazio per averci seguito in questa edizione serale, ma anche in tutte le altre edizioni del giorno. Vi do appuntamento a domani mattina con l'edizione della primissima mattinata per poi proseguire durante tutto il giorno. Vi ringrazio tanto, buona serata e arrivederci.